Ed ora torna una rubrica di grande interesse per il settore. Pista di ballo, consigli pratici per praticare questa attività. A cura del maestro Romolo Troiani. Alla rubrica possono interagire i telespettatori formulando domande al nostro numero di redazione. A tra poco. Pista di ballo, maestro Romolo Troiani, e domanda d'obbligo, ti abbiamo visto e anche tanti colleghi ti hanno intravisto alla competizione di Palestrina, ti sei trovato davanti a dei nuovi regolamenti, ecco un tuo commento da parte tua sulla competizione del Gran Premio del Lazio dell'8 novembre scorso. Quello che io sono andato un pochettino alla ricerca è cercare di ampliare le mie conoscenze e vedere nuove realtà. Queste nuove realtà potrebbero funzionare benissimo, perché chi te ha organizzato quella competizione ha avuto delle idee innovative rispetto a tutto quello che in passato e anche odierno sono un po' ratificati a quelli che erano le tradizioni. Diciamo che mi sono trovato con una realtà nuova, ma nuova non a livello della competizione stessa, ma a un livello, diciamo, di come potrebbero essere gestite in futuro alcune condizioni competitive. Ecco, il fatto che ogni coppia è uscita con un punteggio, contrariamente ad altre questioni dove tu sei gettato fuori, come si dice, e non sai come, dove e quando. Io ho partecipato, sono arrivato settimo, però ho saputo che quel 7 vale X punti. Questo è un incentivo a poter capire dove si può migliorare, dove si può lavorare per migliorare. Diciamo, si accosta molto pure ad altri sport dove vengono valutate non solo il tipo di performance o... Giustamente noi comunque nella nostra attività, essendo legati molto al settore musicale, ma non alla musica integrale stessa, ma a saper gestire poi alcuni aspetti musicali, visto che oggi si parla molto di danza sportiva come attività motoria, fisica e visiva, quindi la valutazione è più appropriata se viene sommaria tra il livello musicale, l'escamotage di come si può migliorare, e almeno ogni coppia sa che ha totalizzato alcuni punteggi e potrebbero migliorare se vanno, diciamo così, a migliorare alcuni aspetti della loro performance. Diversi tuoi colleghi che hanno visto il nostro regolamento hanno detto: non ci si fa in tempo a votare con quel sistema. Tu invece l'hai votato tranquillamente, non hai avuto problemi in 1:30 a votare tempo, tecnica e stile. Ma vedi, le esperienze del passato hanno avuto in me una sorta di istinto più che visione. Basta un colpo d'occhio in questi casi. Ma certamente, perché poi le piste non sono così gremite da poter valutare un numero esoso, eccessivo di coppie. La regola massimo 5 coppie in pista per volta, quindi questa è una regola che noi abbiamo messo come basica per mandare avanti la competizione. Beh, questo diciamo che offre molto più opportunità, perché essendo solo 5 coppie è facile vedere tutte quelle cose che potrebbero funzionare o non funzionare. Alle due gare tu eri direttore di gara, c'era lo speaker, diceva da 20 portarle a 12, lì era un problema. Eh sì, perché quelle erano comunque sono competizioni, diciamo, di valutazione sommaria, perché in fin dei conti c'erano purtroppo delle defaillance nel saper scegliere quelle 12 coppie per la semifinale, per cui era più da eliminare le coppie che non servivano. La coppia ha pagato il biglietto, ha pagato l'iscrizione, si vedeva così, magari senza saperlo, gettata fuori in un attimo. Per questo le giurie poi vengono formate da un minimo di 7 giudici a anche 13-15 giudici. Abbiamo avuto delle giurie perché poi la maggioranza delle preferenze facevano poi la classifica, ma era una classifica più di preferenza che non di valutazione, mentre in questo caso a Palestrina invece ho visto una vera e propria valutazione, dove viene valutato il livello tecnico, viene valutato il livello di tempo, viene valutato anche l'impostazione, quindi è molto più idoneo secondo me questo tipo di valutazione che non solo, diciamo, la crocetta cosiddetta di preferenza. Diciamo, l'argomento che più ci interessa è riorganizzare nella giusta misura le competizioni che si sono andate, diciamo così, via via un po' perdendo per strada, perché tante regole, tanti regolamenti, tanto di tutto e tanto di troppo. Ogni regolamento è differente dall'altro, in ogni competizione. Ogni
competizione, pur essendoci i regolamenti, però magari i regolamenti vengono adottati in maniera diversa. Il regolamento deve essere comunque un qualcosa che dia la possibilità di sapere effettivamente dove sono, perché ci sono e quello che devo fare. Ognuno che interpreta una legge dà un significato non proprio adeguato alla legge stessa, qualche persona che si può permettere, qualche altra persona che non si può permettere. Ecco, diciamo che bisognerebbe rimettere un pochettino le mani in pasta e dare delle regole più semplici, però che siano più efficaci. Ecco, maestro, tu ti stai adoperando per questo, quindi c'è un progetto in cantiere, possiamo già anticipare qualcosa? Sono stato interpellato per poter cercare di dare il mio apporto personale, tecnico e tutto quello che può essere un rinnovamento, proprio per dare la possibilità a molte persone di non trovarsi in questo grande caos, diciamo riportare un pochettino più i piedi a terra. Quindi che tu confermi che c'è caos in questo momento nella danza sportiva? Sì, abbastanza caos è stato procurato soprattutto da quelli che si sono voluti intromettere in alcune attività. Il dirigente secondo me deve fare il dirigente, il tecnico deve essere bravo a fare il tecnico e dare la possibilità comunque attraverso i dirigenti di riscoprire e scoprire quali sono i veri talenti. Spesso tanti veri talenti hanno dovuto abbandonare questa attività perché non erano giustamente valutati nella maniera adeguata, perché si sono trovati in un caos politico che non hanno più dato la possibilità di vedere questo sport come uno sport divertente. Sottolineerei anche l'attività artistica, perché si sport, però la componente artistica in questa attività è prevalente rispetto alla componente puramente sportiva. Allora, quando si parla di sport, la si parla soprattutto per quanto riguarda la prestazione fisica, e qui c'è un bel da dire, perché sport è tutto ciò che noi facciamo a livello fisico, solo che ci sono i sport visti come immagine, tipo il nuoto sincronizzato, tipo tante altre specialità, e ci sono degli sport dove la forza, la capacità prevale sugli altri. Diciamo che il nostro sport, chiamato fra virgolette sport, è più una valutazione, diciamo così, di immagine che non di forza, per esempio come correre i 100 metri. Chi è che vince i 100 metri? Quello che è più veloce. Noi invece abbiamo una valutazione, ed ecco perché abbiamo nelle giurie un numero più ampio di valutatori, proprio perché poi la maggioranza fa la classifica. Ma si dice sempre che poi alla fine vince la coppia più bella in certi casi. Beh, se nella giuria abbiamo dei competenti, si sanno valutare qual è la coppia che è più preparata, la coppia che più rispetta la nostra divisione di immagine, perché bisogna dividere le due cose. L'immagine, che però deve essere associata a primis tempo musicale. Tu potresti avere una bellissima immagine, una bellissima voce e non saper cantare, perché non hai attinenza al canto, ma non per quello che riguarda la tua condizione, perché il canto, come la poesia, viene valutato metronicamente. Quindi un cantante che non usa delle parole appropriate, che possono essere poi attrattive come una bella poesia, in un tempo musicale predisposto all'attività stessa, è un cantante stonato. Per cui anche il ballerino, per quanto possa essere visivamente gradevole emanare delle sensazioni, non essendoci poi l'attinenza musicale, è come se ballasse. Parliamo delle FT del fuoritempo. Esatto. Quindi la prima cosa che io desidero riportare un attimino all'ordine degli insegnanti, di tutti coloro che operano nel settore, è di far capire il nostro movimento artistico, sportivo, tecnico, come possa essere associato veramente nell'attività, seguendo le partiture degli accenti musicali di ogni singola danza. La prima cosa che bisogna saper fare è muovere il corpo, i piedi e l'anima in musica. Mancanza di musica è come se andassimo noi a correre senza sapere qual è il nostro obiettivo. Progetto futuro, qualcosa che ci puoi anticipare? Sicuramente la fase iniziale, che è proprio quella che porterà a vedere questa attività in una maniera più giusta, più adeguata, è quella di ripristinare quali sono le regole fondamentali. Parlavamo, quindi riscriviamo, ci mettiamo a tavolino e riscriviamo un po' di regole? Diciamo azzeriamo tutto e riscriviamo, ecco, da capo. Bravo, diciamo che questa è la cosa più giusta da dire. Parlavamo prima di azioni musicali, azioni. Il discorso è che nel nostro campo non vince chi fa più figure, perché io potrei vincere una bella competizione anche con tre figure di programma, se sono eleganti, se sono soprattutto musicali
e se danno una bella sensazione di quello che può essere al di là della classe e la categoria. Quindi conta la sensazione che emana la coppia? Assolutamente sì, è inutile far fare i salti mortali alle proprie coppie, perché io potrei vincere benissimo con tre figure una competizione nazionale e non ho bisogno di far fare i salti mortali. Se chi fa i salti mortali non li fa adeguandosi all'attività stessa, che è quella musicale, è come se non avesse fatto nulla. Allora, quei competitori che dicono non veniamo alle nostre gare a ottobre perché è presto, ci dobbiamo preparare, ma io dico mica dovete andare alle Olimpiadi, basta poco poi alla fine per partecipare a una competizione di inizio stagione. Beh, vedi, il discorso della preparazione è come se noi dovessimo disegnare un bel quadro. Prima c'è la bozza, poi c'è la rifinitura, poi scegliamo i colori, poi scegliamo tutto quello che può essere attinente al nostro pensiero e dare la possibilità a chi guarda il quadro di tirare fuori le proprie sensazioni, che non a tutti fa la stessa cosa. Preparare una coppia significa metterla già in una condizione tale da poter affrontare. Nelle competizioni purtroppo a volte vengono indotte delle coppie non preparate, per cui questo amareggiamento a lungo andare può portare all'allontanamento delle coppie stesse. Invece noi dobbiamo cercare di ripristinare alcune regole semplici e fondamentali che possano invece appassionare le coppie in futuro. Ti hanno proposto di collaborare in FIBES, tu ti senti disposto a collaborare per un riordinamento di questo tipo? Domanda secca, tu ti senti disponibile per questo incarico? Io sono, diciamo, stato contattato e ne sono orgoglioso, perché molto probabilmente qualcuno ancora ricorda i miei trascorsi. Sono molto molto elogiato e quindi molto disponibile, ma attenzione, quello che dico per chi opera nel settore con i balli di coppia va rivolto anche a chi usa i team dance. Chiamiamo social dance. Creare una coreografia non basta solo saper dire ok, faccio così e faccio colà. Ci sono tante bravissime ballerine che hanno studiato danza classica, danza moderna, danza contemporanea e hanno delle qualità veramente immani. Quindi far fare alcuni esercizi errati, ecco perché diventa un po' delicata la danza sportiva, perché oltre a saper far, diciamo, muovere il corpo a tempo di musica, bisogna saper far muovere anche tutto quello che non potrà mai cagionare a livello fisico, esasperare alcuni atteggiamenti che potrebbero essere comunque sgradevoli alla vista, e avere più consapevolezza che noi insegnanti, maestri, tecnici operiamo nel cospetto del corpo umano di una persona che comunque deve trovare gioia nel fare, ma non traumatizzare per fare. Concludiamo veramente a questo punto la puntata di oggi di Pista di Ballo. Cosa ti senti di dire? Io auguro a tutti coloro che sono al dentro di questa attività di poter dimostrare alle proprie persone che si affidano a loro stessi per l'apprendimento di questa attività di essere veramente preparate e in grado di studiare, approfondire, capire effettivamente come funzionano alcuni sistemi, sia a livello tecnico che a livello musicale che a livello fisico, alcuni atteggiamenti, alcuni movimenti, e dare un senso alla loro figura. Questo senso sarebbe solo coronare i loro aspetti futuri con quelli che una volta si chiamavano i diplomi di ballo. Quindi esorto tutti coloro che desiderano continuare a far parte di questo ambiente di approfondire, dimostrare di essere un insegnante di ballo, perché io ho superato degli esami, mi sono fatto valutare, mi sono adeguato a quelle che sono le regole fondamentali di questa attività. Non sono io che mi devo, diciamo, autonominare maestro di ballo, ma come tutti gli insegnanti ci sono gli istituti, ci sono tutti coloro che sono addetti. La formazione. Per concludere veramente, prossimamente pubblicate delle tue idee su questo nuovo ordinamento, di quello che potrebbe essere il futuro assetto di un certo tipo di ballo. Esatto, perché poi le novità, le innovazioni o tutto quello che può essere di aiuto agli insegnanti stessi, noi potremo sia divulgarle attraverso i network, attraverso le nostre conferenze, e soprattutto faremo degli stage dove ci possiamo confrontare, mettere nella condizione giusta di operare tutti allo stesso modo. Bene, ringraziamo il maestro Romolo Troiani, e quindi nelle prossime puntate approfondiremo questi sviluppi del lavoro che è appena iniziato. Grazie, alla prossima.